Benvenuti a tutti. Oggi, come detto la volta scorsa, facciamo una simulazione d'esame, così potete anche testare voi stessi il livello a cui siete arrivati e se avete bisogno di fare più esercizi oppure no. La facciamo proprio uguale all'esame, in modo tale che abbiate un riferimento corretto. Quindi, alcune regole che ho già anticipato le volte scorse, due parti, una scritta su carta, che ora vi do il compito. Per chi è online trova il PDF, l'ho reso disponibile adesso sul sito del corso, per chi vuole farlo da casa. Quindi, prima parte su carta, circa 30-40 minuti, dipende un po' dal compito, questa volta ho stimato più 40 minuti di tempo. Con computer spento, quindi vabbè, ora ce l'avrete già probabilmente acceso, ma se volete simulare davvero l'esame, spegnete lo schermo. Alla fine di questi 40 minuti consegnate la parte, chiamiamola teorica, anche se è tutto Python, quindi non ci sono domande di teoria vera e propria. Si passa alla seconda parte, 1 ora e 20, dove questa volta ci saranno 3 esercizi da fare. Sul PC e da consegnare, ora non lo vedete ancora, ma ci sarà il bottone per consegnare proprio lì sul sito del corso sotto al PDF. L'ho scritto poi anche la parte 2, ci sarà il PDF sul sito, quindi anche chi è qua lo potrà vedere dal sito. L'ho scritto anche in quel PDF, ma vi chiedo di sviluppare ogni esercizio in un file Python separato, quindi es1.py, es2.py, eccetera, e poi di caricare tutti i file lì nel bottone che apparirà dopo. Ok? Durante la parte pratica avete accesso a qualunque cosa sul PC, non ci sono blocchi, potete accedere ai vostri appunti, ai vostri programmi, al sito del corso, alla documentazione, a Stack Overflow. L'unica cosa che non potete usare sono programmi di messaggistica, ok? Quindi WhatsApp, mail, eccetera. Vabbè, oggi non sto lì a controllarvi, ma ovviamente durante l'esame magari giro. Ok, domande? Se non ci sono domande, quelli a casa possono già iniziare. Nel frattempo distribuisco la parte teorica qui ai presenti. Ok, direi che possiamo provare a risolvere questa simulazione. Magari partirei dagli esercizi pratici, okay, che sono più, forse più difficili, diciamo così, poi se abbiamo tempo vediamo anche la parte scritta. Allora, partiamo dal primo. Il programma chiedeva, l'esercizio chiedeva di sviluppare un programma che, data una stringa contenente qualunque tipo di carattere, da lettere, numeri a punteggiatura, trovasse la somma dei singoli numeri presenti all'interno della. No, non la somma, scusate. Trovasse il numero più piccolo, il carattere numerico più piccolo all'interno della stringa. Ad esempio, nell'esempio riportato, il numero più piccolo era il 2, che si trova qui nella seconda posizione. E c'era anche un suggerimento utile. Il metodo isDigit applicato a una stringa permette di capire se quella stringa contiene effettivamente un numero oppure no. Allora, qui, come detto già prima, ci sono vari modi di risolvere questo programma, noi cerchiamo quello più funzionale possibile. E qual è quello più funzionale possibile? Non so se l'avete fatto anche così, ma la mia idea potrebbe essere quella di prendere la nostra stringa attraverso una list comprehension, filtrare via tutti quei caratteri che non sono numeri, quindi prendere solo i numeri, e poi, utilizzando questa lista filtrata, applicare la funzione built-in min.
che, data una sequenza, direttamente trova il minimo. Questo potrebbe essere il modo per risolverlo con l'approccio funzionale. Quindi, sicuramente all'inizio dobbiamo chiedere l'input, la stringa, all'utente con la funzione input. E va bene. Poi cerchiamo di fare questa list comprehension che ci filtri via tutto quello che non è numero e ci mantenga solo i numeri. Come facciamo? Allora, abbiamo le nostre parentesi quadre per la list comprehension. Diciamo che prendiamo un carattere, chiamiamolo ch, dalla nostra stringa, quindi dobbiamo scorrere carattere per carattere e prendere ognuno di questi caratteri, quindi for ch in myString, lo prendiamo solo se è un numero. Ed è per questo che c'era il suggerimento di quel metodo là, quindi if ch.isDigit. IsDigit che restituisce vero se il carattere è un numero, falso altrimenti. Quindi questa roba qua, se la mettiamo già in una print, dovrebbe trovarci questa lista filtrata. Proviamo, scriviamo una lista con qualche carattere, qualche numero, un punto, uno spazio, un altro numero, clicchiamo invio e in effetti quello che otteniamo è questa lista con ogni elemento un singolo numero incluso nella stringa. Beh, a questo punto è facile perché possiamo direttamente applicare la funzione min a questa lista che contiene solo più numeri, non ci sono ambiguità, la min troverà il numero più piccolo. Qualche lettera, un 1, un 8, un 9, e il numero più piccolo è 1. Ora, se vogliamo proprio fare le cose per bene, visto che anche nel testo della prova c'era scritto di fare in modo che i programmi non generino eccezioni inaspettate, proviamo anche a gestire questi eventuali problemi. Quando è che potrebbe verificarsi un problema, secondo voi, in questo caso? Quando la stringa inserita dall'utente non contiene nessun numero. A quel punto applicheremmo la funzione min a una lista vuota, cosa che ovviamente non ha senso. Infatti, se proviamo a inserire una stringa con sole lettere, lui si arrabbia, perché dice che l'argomento della funzione min è una sequenza empty, vuota. Noi possiamo però vedere che questa è una value error e noi sappiamo come gestire queste cose. Ad esempio tramite il costrutto try except. Quindi se noi mettiamo questa print in un try except, sappiamo anche che eccezione vogliamo catturare, è una value error, quindi value error, due punti. Nel caso capiti, boh, stampiamo un messaggio di errore. Print la stringa non contiene numeri. Vado, riprovo con una stringa con sole lettere. Non ci sono più quelle brutte scritte rosse, ma c'è il nostro messaggio d'errore. Questo era il più facile, ce l'avete fatta al di là del try except magari, però.
Ok. Domande? Andiamo al secondo, un pochino più difficile. Poi ovviamente metterò anche le soluzioni sul sito. Ops, sbagliato. Il secondo chiedeva di scrivere un generatore. Scrivere un generatore chiamato genera primi o come volete, che generi dei numeri primi in un range specificato. Quindi il generatore riceve due parametri, start e stop, e restituisce ovviamente uno per volta i numeri primi tra start incluso e stop incluso. C'era anche un esempio tra 50 e 60. Allora, alcuni di voi magari hanno adottato, ho visto che hanno adottato la logica magari corretta per identificare un numero primo, ma non hanno fatto un generatore. Quindi magari hanno, che ne so, appeso i numeri primi in una lista e poi hanno stampato la lista. Occhio perché qui si chiede esplicitamente un generatore con cui posso fare, ad esempio, next generatore e ottenere un risultato per volta. Qui ho usato un for, ma avrei potuto anche avere delle chiamate next una dopo l'altra. Ok. Come si genera un generatore? Scusate il gioco di parole. Beh, con una funzione nostra. Anche qui dobbiamo farla perché dobbiamo anche ricevere due parametri che al posto della parolina chiave return alla parolina chiave yield. Def genera primi. Questa funzione riceverà due parametri start e stop. E fin qui ci siamo. Ora, come facciamo a controllare se un numero è primo o no? Allora, un numero primo, come ben sapete, è divisibile solo per se stesso e per uno. Quindi l'approccio potrebbe essere: provo con tutti i numeri che vanno da 2, quindi l'1 lo scarto già, da 2 al numero prima che mi interessa, ad esempio, se sto testando. Il 6 è un numero primo, allora provo a dividerlo per tutti i numeri che vanno da 2 a 5. Se casomai anche solo uno di questi faccio la divisione e mi restituisce resto 0, vorrà dire che 6 non è primo. Quindi escludo l'1 e il numero stesso, perché sia i primi che i non primi sono divisibili per questi due numeri, e provo con i numeri che stanno in mezzo. Se ne trovo anche solo uno, beh, vuol dire che non è primo. Qualcuno di voi ho visto che provava a fare una if dove manualmente andava a specificare i divisori, però non funziona molto bene perché non sappiamo a priori per quanti numeri dobbiamo dividere. Tanto vale avere un ciclo che provi questo range di numeri e appena ne troviamo uno che da resto 0, boh, sappiamo che quello non è primo. Altro punto importante, la logica della generazione dei numeri deve stare qua dentro, non fuori. Quindi tutta la logica che ci permette di generare un numero primo per volta deve stare qua dentro. Quindi l'idea è di avere un ciclo for esterno che scorra che cosa? I numeri del range specificato tra start e stop. Ok? Poi prendiamo uno per volta questi numeri e facciamo la prova. È un numero primo? Se sì, lo restituisco con la yield che mi bloccherà lì in attesa poi alla prossima chiamata di andare avanti. Se non lo è, provo col numero successivo. Quindi ci
ci sono due strade. O troviamo un numero primo e la yield ci fa bloccare il programma lì, ci ritorna il numero e ci fa bloccare il programma, oppure continuo a trovare numeri che non sono primi e quindi proverò sempre con il prossimo, fino a quando mi bloccherò. Quindi for dividendo in, come faccio a generare i numeri che vanno tra start e stop? Come avete fatto? Se l'avete fatto? Ok, voi dite range da start, ok, bravo, stop più 1, perché il primo è inclusivo, il secondo è sempre esclusivo, noi li vogliamo tutti inclusi, quindi stop più 1. Ok, prendiamo ognuno di questi numeri e proviamo a dividerli con i numeri che vanno da 2, perché l'1 lo escludiamo, al numero prima di dividendo. Di nuovo, come facciamo a ottenere questi numeri? Con un altro range, no? Quindi for divisore in range 2 dividendo. Dividendo è esclusivo, quindi arriviamo al numero prima. E qua ci chiediamo if dividendo percento divisore uguale a 0, questo cosa vuol dire? Che il numero non è primo, perché è divisibile per almeno un numero che sta tra 2 e il numero prima di dividendo. Quindi non lo dobbiamo restituire. Dobbiamo provare con il prossimo. Allora, stoppiamo qui il ciclo e proviamo con il prossimo dividendo. Quindi siamo partiti da start, start non è primo, proviamo con start più 1, poi start più 2. Ok? Quando è che invece un numero è primo? Qui abbiamo, sì? Quando non è divisibile per nessuno. E in sostanza lo traduciamo con quando riusciamo a fare tutto questo ciclo for senza mai uscire col break. È chiaro questo? Ci sono due strade, la prima, la più intuitiva, è quella di usare una variabile booleana, nel senso, se entro qua dentro, posso pensare di avere qua fuori una variabile booleana che a priori definisco come vero. Per me questo dividendo è vero. Se mai entrerò qua dentro, beh, ho trovato che è falso invece. E poi, testando questa variabile, riesco a capire se sono entrato almeno una volta qua oppure no. E quindi se primo, il numero è primo. Cosa faccio se è primo? Lo ritorno. Yield dividendo e mi bloccherò lì. Al prossimo giro, quando verrò di nuovo richiamato, andrò a dividendo più 1 e ricomincerò ad andare avanti cercando gli altri primi. Se non vogliamo usare la variabile di supporto booleana, c'è anche una soluzione più elegante che abbiamo intravisto durante le lezioni, è utilizzare la potenzialità del ciclo for che permette di avere anche una else.
Se vi ricordate, l'abbiamo detto forse un po' velocemente, ma la else applicata a un ciclo for, che cosa fa? Viene eseguita solamente se da questo ciclo for si esce in modo normale, quindi si arriva al fondo del ciclo. Se invece si passa da un break, questa else non viene mai eseguita. Ok? Un po' più compatto, evita di usare una variabile in più. Però se vi viene meglio usare la variabile, va benissimo la variabile. È chiaro il pattern, cioè ho questa variabile che ogni volta per tutti i dividendi imposto a priori come vero, suppongo che sia vero, se mai trovo il contrario, trovo che non è primo, cambio. E direi che è fatto il generatore all'esterno dal programma principale. Posso creare questo generatore salvandomelo in una variabile che chiamo primi, uguale genera primi, start e stop. Se vogliamo allinearci all'esempio 50 e 60. Detto questo, poi col mio generatore posso ad esempio fare print next di primi. Dovrebbe ritornarmi il primo numero primo tra 50 e 60. Vediamo. 53. Poi si ferma lì. Se io faccio un'altra next, dovrebbe ritornarmi il secondo. 53, 69. 59. Se faccio un'altra next ancora, cosa succede? Il 60 di sicuro non sarà primo, non ci sono più numeri primi nel range specificato. Questa potrebbe essere una domanda da prima parte. Qual è l'output della terza next? Eccezione, stop iteration. Quindi un generatore quando va, diciamo, fuori dal range mi dà questa eccezione, che ovviamente non salta fuori se io questo generatore lo uso in un for, perché il ciclo for utilizza solo i numeri effettivi che il generatore ritorna e quando trova stop iteration si ferma. Domande, dubbi? Ok, se non ci sono domande o dubbi, neanche online, credo. Sì, in realtà c'è un messaggio da Marcello che dice eventualmente si sarebbe potuto anche definire una funzione d'appoggio per verificare se un numero sia primo o meno, richiamarla nel generatore. Certo, sì, sostanzialmente Marcello dice questa logica qui che controlla se un numero è primo oppure no, potrebbe essere messa in una funzione separata che ritorni vero o falso se un numero è primo oppure no. Sicuramente ha senso nell'ottica della riutilizzabilità del codice. Alternativamente, qui le righe di codice sono abbastanza limitate, quindi va bene anche farlo direttamente nel generatore. Ok, passiamo all'ultimo esercizio, quello più complicato. L'ho messo ricorsivo apposta per
visto che abbiamo fatto solo una lezione, così ci alleniamo anche un po' su questo. Allora, cosa chiedeva l'esercizio? Data una lista di partenza di numeri e un valore intero di riferimento, occorreva scrivere una funzione ricorsiva che trovasse, ovviamente se c'è, il sottoinsieme di numeri più piccolo, quindi con il numero minore di elementi, la cui somma sia esattamente il numero target. Quindi, da questa lista qui di partenza, voglio trovare il sottoinsieme di numeri più piccolo che mi dia la cui somma sia esattamente 9. E qui ho varie possibilità, ad esempio ho 7 e 2, 7 più 2 fa 9, ma ho anche questo 8, 1, ma anche questo 8 più questo 1 qua. Quando ci sono più di un sottoinsieme, diciamo, vincente, il programma ne sceglie uno a caso e ne restituisce uno. Non è importante la logica con cui viene scelto questo sottoinsieme. Allora, questo tipo di esercizio ricorsivo è un problema di ottimizzazione. Cerchiamo il sottoinsieme più piccolo, quindi la miglior soluzione possibile dal nostro punto di vista. E qual è l'approccio che utilizziamo? Beh, è simile un po' a quello degli anagrammi. L'approccio è partire da questa lista, scorrerla, avere una soluzione parziale che parte vuota, provare a buttarci dentro un elemento per volta e vedere cosa succede, e poi togliere quell'elemento per vedere, innanzitutto, ad esempio, facciamo l'esempio del primo elemento col 5. Io prendo il 5, lo metto nella mia soluzione parziale, dico ok, per me il 5 ci sta, e provo ad andare avanti con la ricorsione facendo finta che la soluzione contenga 5. E lascio andare avanti la ricorsione. Poi però quando la ricorsione tornerà indietro, toglierò quel 5, perché non è detto che ci sia nella soluzione, e proverò a cercare le soluzioni che non contengono il 5. È più facile a farsi che a dirsi. Partiamo a impostare la nostra ricorsione dal programma principale, impostando le variabili che ci servono. Allora, abbiamo sicuramente la nostra lista di partenza che mi vado a copiare e anche il numero target. Questi sono, diciamo così, gli input del programma. E fin qui ci siamo. Poi avrò sopra la mia funzione ricorsiva def trova che riceverà un certo numero di parametri. Allora, i primi parametri sono ovviamente lista partenza e target, gli input del problema. Poi abbiamo le due strutture dati che ci servono per tenere traccia della soluzione parziale, quella che costruiamo mano a mano, ma poi anche della soluzione finale. Allora, nel caso degli anagrammi, se vi ricordate bene, soluzione era una lista di parole, perché per me tutti gli anagrammi erano validi. Quindi, mano a mano che trovavo una soluzione parziale diventava della lunghezza giusta, la aggiungevo alla mia soluzione. Qui è un po' diverso perché non tutte le soluzioni ci vanno bene. Qui ci va bene solo la più corta. Quindi soluzione non sarà, sì, sarà una lista, ma conterrà, perché è una lista di numeri, un sottoinsieme di numeri, ma sarà un sottoinsieme particolare, quello migliore che abbiamo trovato. Qual è il pezzo in più che facciamo rispetto agli anagrammi? È che quando una soluzione parziale diventa completa, quando è che in questo caso una soluzione è completa?
quando la somma è uguale a 9, perfetto. Quando abbiamo questa caratteristica qui, con gli anagrammi l'avremmo salvata. Qui invece facciamo un controllo in più, ci chiediamo, è la migliore soluzione che ho visto fino ad adesso? Se sì, me la tengo da parte, se no la scarto. Alla fine del programma, in teoria, dovremmo avere la soluzione migliore che ho incontrato durante l'esecuzione. Allora, funzione ricorsiva. Quali sono le condizioni di terminazione che ci devono essere? Quando è che non serve più andare avanti? Lui dice quando siamo arrivati alla fine della lista, giusto? Della lista di partenza, sì, ma questo avverrà in automatico grazie al ciclo for. Quando è che una soluzione che sto costruendo mano a mano, buttando dentro numeri in parziale, diventa non più valida? Non ho capito bene, scusami. Ok. Allora, se noi ad esempio abbiamo buttato dentro il 5, è una soluzione che potrebbe diventare valida? Sì, perché non siamo ancora arrivati al 9. Il numero dopo è un 5, lo butto dentro. 5, 5, è ancora una soluzione valida? No, perché siamo già oltre il 9. E quindi la scarto, non mi serve più. Quindi la prima condizione di terminazione potrebbe essere if sum di parziale maggiore di target, vuol dire che questa soluzione non potrà mai diventare completa perché non è già più valida adesso. Return. Mi fermo, non faccio niente perché non è una soluzione valida, non me la posso salvare. Blocco semplicemente la ricorsione. Poi c'è l'altra soluzione, l'altra condizione terminale, che è quella invece, ok, ne ho trovata una valida. Quindi if sum di parziale uguale a target, beh, qui sicuramente non dovrò più andare avanti, perché ormai siamo a 9, tutto quello che aggiungerei sforerebbe. Quindi la mia return ci sarà sempre, blocchiamo la ricorsione. Ma mi posso anche chiedere, è la soluzione migliore? Come faccio? Beh, io le soluzioni me le la soluzione me la salvo qui, in questa variabile. Quindi possono esserci due casi. O questa variabile è vuota, quindi è la prima soluzione giusta, diciamo così, che trovo, oppure questa soluzione ha già qualche valore dentro per una chiamata ricorsiva precedente. Se ha già dei valori, quando è che la mia parziale, la soluzione che sto analizzando adesso, è migliore? Quando la sua lunghezza è minore. Quindi se len di soluzione uguale uguale a zero, quindi se è la prima soluzione valida che trovo, oppure la len di parziale, cioè la soluzione che sto analizzando ora, è minore di una soluzione che avevo trovato prima, len di soluzione, questo vuol dire che la parziale che ho appena trovato è meglio di quella che avevo visto prima. Cosa faccio? Sovrascrivo. Sovrascrivo quella che avevo già in pancia. Allora, per sovrascriverla, forse la soluzione più facile è fare una clear. Così modifichiamo sempre la stessa lista. Svuotiamo e poi facciamo soluzione extend parziale. La extend, a differenza dell'append, permette di avere come parametro una sequenza.
Quindi qui prendiamo la nostra lista che abbiamo svuotato e ci aggiungiamo tutta la parziale che abbiamo trovato. Abbiamo sovrascritto la soluzione migliore trovata. E poi return, perché sarebbe inutile continuare ad aggiungere dei numeri visto che siamo già arrivati al numero target. Ok, queste erano le due condizioni di terminazione. Sì? Perché non arriverebbe mai? Sì, certo, esatto. La vostra compagna dice, se target in questo caso con questa lista di partenza fosse 100, non ci arriveremmo mai. È vero, ma questa condizione viene, diciamo così, la possiamo esplicitare qui anche, ma viene in automatico con quello che facciamo adesso, nel senso che adesso nel corpo della funzione noi cosa facciamo? Scorriamo uno per uno gli elementi in lista di partenza e quindi col for prima o poi questi elementi finiranno e la nostra procedura terminerà. Quindi scorro uno per volta for n in lista partenza. Cosa faccio? Provo a mettere n nella mia parziale. Quindi al primo giro proverò a mettere il 5. E poi farò andare avanti la ricorsione, trova, supponendo di aver messo 5 in parziale. Quindi gli ripasso esattamente gli stessi parametri. Ma come abbiamo già visto, il 5 non sarà nella soluzione. Qua proviamo tutte le possibilità, però noi sappiamo già in questo caso che il 5 non ci sarà. Quindi da qualche parte dobbiamo anche toglierlo per provare tutte quelle soluzioni che non contengono il 5. Quindi dopo aver fatto andare avanti la ricorsione, togliamo l'ultimo inserito. Parziale, punto, ad esempio, pop. Il metodo pop rimuove l'ultimo elemento inserito nella lista. Quindi, facciamo finta di essere al primo giro. Richiamo questa funzione, il primo n è 5, faccio parziale.append 5, avrò la mia parziale che contiene solo 5, lancio la ricorsione con parziale che contiene 5. Quando questa ricorsione tornerà, toglierò quel 5 e tornando su passerò al 6. Sì? Da parziale o dalla lista dei numeri? Invece di lista parziale, in che senso? Aspetta, fammi solo inserire la chiamata. Poi dopo ragioniamo anche su questo punto. Quindi avrò le mie due liste, soluzione e parziale, che inizialmente partono vuote. Avrò la mia chiamata ricorsiva trova, a cui passo lista partenza, me li copio da qua sopra. Target parziale inizialmente vuota, soluzione inizialmente vuota. E poi faccio la print di soluzione. Ok, qui ha trovato il 7,2. Mi ripeti il tuo dubbio? Sì? Sì, questo. Ok. Tu dai la lista parziale che al primo giro conterrà 5, sì.
No, pensavo fosse un commento. Allora, facciamo una cosa che magari visualizza meglio il dubbio. Spostiamoci un attimo su PyCharm. Ok, proviamo a mettere un breakpoint qui e proviamo a fare un debug. Se non l'avete mai fatto, debug vuol dire mettere un breakpoint e eseguire una linea di codice per volta, avendo la possibilità di vedere che cosa contengono le variabili ad ogni istruzione. Si mette il breakpoint e poi si schiaccia l'insettino qua, debug. Ok, qui siamo nella prima chiamata ricorsiva. Infatti è un po' piccolo, ma se vedete, soluzione è una lista vuota, parziale pure. Allora vado avanti passo passo con step over. Ovviamente la somma è 0, quindi non siamo in una condizione di terminazione. Scorro i numeri, il primo è 5. Lo metto in parziale, quindi adesso parziale contiene 5, e richiamo ricorsivamente trova. Ok, adesso parziale ha il numero 5. Non siamo ancora a 9, neanche sopra il 9, quindi di nuovo non entriamo nella ricorsione. Adesso scorriamo di nuovo lista partenza e sì, qui evidenzia quello che dicevi tu, infatti non è ancora terminato. Qui stiamo rianalizzando il primo numero, quando in realtà l'abbiamo già analizzato prima. Quindi sto riaggiungendo a parziale 5, ok? E quindi adesso ho un parziale che contiene 5, 5. Ora, al prossimo giro questa cosa si bloccherà perché siamo già a 10. Quindi se noi eseguiamo ancora una chiamata, questo va fuori range, facciamo una return, togliamo il 5, ok, e proviamo col numero successivo, proviamo col 6. Quindi alla fine forse funziona, infatti trova 7,2, però il rischio è che quel 5,5, se il target fosse stato 10 ad esempio, quel 5,5 avrebbe rispettato il vincolo, però non sarebbe stato corretto, perché avremmo considerato due volte lo stesso numero. Non so se mi sono spiegato. Quindi cosa manca qui? Ok, questa è una possibilità. Togliere mano a mano, come per gli anagrammi, toglievamo le lettere, togliere mano a mano gli elementi che aggiungiamo. Quindi, da lista partenza, potremmo fare una remove. In questo caso ci basta togliere la prima occorrenza, e la remove, se non sbaglio con le liste, toglie solo la prima occorrenza, bisogna controllare. A differenza delle stringhe dove serviva quel parametro in più. Togliamo il 5, attenzione che se facciamo così stiamo modificando la lista originaria, quindi oltre a fare il backtracking su parziale, se lo togliamo da parziale dovremmo anche riaggiungerlo da lista partenza. Mi seguite?
Alternativamente, potremmo creare una lista temporanea senza la remove, passandogli una nuova lista a trova, cosa che però forse risulta più complicata, nel senso che dovremmo andare a lavorare sugli indici. Beh, tanto vale fare backtracking, nel senso lista partenza appunto append n. Vedete, le due cose sono duali. A parziale prima appendiamo e poi togliamo, a lista partenza prima rimuoviamo e poi lo rimettiamo in gioco. Vediamo se il risultato è corretto. Sì, da sempre 7.2, funzionava anche prima, ma per puro caso. Altrimenti avremmo potuto incorrere in output non corretti. Vediamo se ci sono commenti online. Direi di no. Ok, questo effettivamente era un po' lungo e complicato, l'ho messo apposta per fare più esercizio durante la prova. E aveva anche un concetto, diciamo così, di ottimizzazione che non avevamo visto. Non l'avrei fatto l'esame, però l'ho messo apposta per fare più esercizi. Okay, se non avete dubbi, forse abbiamo ancora tempo di, sì, direi di sì, di risolvere la prima parte. Lo possiamo fare direttamente qua, poi vediamo se è il caso di scrivere qualcosa, tanto avete il vostro foglio, potete controllare. Allora, il primo punto, la domanda 1, serviva appunto a valutare queste espressioni condizionali per valutare un po' i concetti di truthy e falsi che abbiamo visto all'inizio. Quindi abbiamo questa lunga serie di if-else, elif, inserite in questa funzione che riceve tre parametri. Ad esempio, partiamo dal primo. I tre parametri sono abc 0, 0, 0. Questo vuol dire parametri valutati tutti come falsi. Quindi, il trucco è, vediamo chi è falsi e chi è truthy e poi seguiamo logicamente le if e le else. Allora, tutto falsi, quindi if A or B, cosa ci restituisce? Beh, sono tutti falsi, quindi non c'è niente da fare, qui dentro non ci entriamo. Quindi non entriamo qui dentro. Questa if è staccata da quella sopra, quindi la valutiamo. If A and C sono entrambi falsi, quindi neanche questa la eseguiamo. Attenzione che qua c'è una else, c'è una if and, poi una elif, B and C, sono tutti falsi, nemmeno questa. C'è una else da sola che serve per tutti gli altri casi, quindi in questo caso print 5. Poi c'è un'altra if staccata, if C, C è falsi, quindi no, else, di nuovo, senza niente, 7. Quindi il primo 5, 7, giusto? Sì? No, lo stamperebbe 5 e poi a capo 7, perché sono due print diverse. Sì, in questo caso vi ho detto di essere precisi con l'output, ma qui va, in questo caso va bene se scrivete 5, 7 in riga. Non è che... Secondo caso, qual è la differenza qui dal caso di prima? Il primo e l'ultimo sono veri. È vero che ci sono gli zeri, possono trarre in inganno, ma in realtà quelle sono liste con all'interno un elemento, che casualmente è lo zero, però sono liste con un elemento. Quindi è truthy, falsi, truthy. E vabbè, seguendo il flusso,
if A or B, sì, ce n'è almeno uno vero, è A, quindi entriamo dentro. If B, no, perché B è falsi, quindi stampiamo l'else 2. Poi abbiamo questa if staccata, if A and C, sì, perché sono entrambi veri, quindi print 3. L'elif non la facciamo più e neanche più la else, perché siamo entrati nel primo caso. C'è ancora una if staccata, if C, sì, 6. E l'else non la facciamo più. Quindi 2, 3, 6. Il terzo. Abbiamo una struttura dati vuota, quindi falsi. Una tupla piena, truti, meno uno, truti. Quindi falsi, truti, truti. E vabbè, ora non stiamo lì a seguire, vi dico i risultati, qui sarebbe 1, 4, 6, giusto? Se avete dubbi ditelo e lo analizziamo. Quello dopo, beh, false è falsi per forza, perché è false. Di nuovo, una tupla vuota. No, un set vuoto, le parentesi tonde messe così senza la virgola creano un set, se non sbaglio. Comunque, è una struttura dati vuota, quindi falsi, falsi, falsi. Qui di nuovo, truti, giusto? Perché c'è lo zero, ma è incluso in una struttura dati. Risultato 5, 6, giusto? Perfetto. Ok. Max 1, 0 mi restituisce 1, truti. Min 1, 0 mi restituisce 0, quindi falsi, meno 1, truti. Risultato 2, 3, 6. Giusto? Ok? L'ultima era un po' più sottile, nel senso che c'è, vabbè, 4 è truti, 1 meno 1 fa 0, falsi. Il primo numero, tu dici falsi? Proviamo. Quindi abbiamo, facciamo così, print bool della nostra stringa con una tupla vuota all'interno. È true. È lo stesso caso di prima. Questa è comunque una lista che contiene un elemento, che poi a sua volta è un elemento vuoto, però per la lista è un elemento. E quindi è true. Ok. E quindi per questo ultimo 1, 5, 7. Giusto? Va bene. Seconda domanda. Questa era più relativa al passaggio dei parametri e come vengono passati i parametri in Python e come vengono salvate le variabili in memoria. Allora, abbiamo un programma, dobbiamo stampare l'output. Ci sono due funzioni che vengono chiamate in cascata, fn1 e fn2, su una lista 1, 2, 3, 4. Qual è l'output, secondo voi? 5, 6? Ok, corretto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché? Allora, vabbè, la lista di partenza è 1, 2, 3, 4. La passiamo a fn1, che fa un extend, quindi va a modificare direttamente la lista. Passandogli una sequenza che va da 5 a 6, perché il 7 è esclusivo, quindi gli passa il 5 e 6. Quindi appendiamo 5 e 6. Poi richiama un'altra funzione passandogli questa lista modificata. Questa funzione fa subito un assegnamento. Questo cosa vuol dire, questo assegnamento? Che va a creare una nuova lista. Ok? Quindi questa append qua va a modificare questa lista nuova che è stata creata grazie a questo assegnamento. In sostanza la lista di prima non viene più toccata, mentre qua era toccato dall'extend. Quindi, in sostanza, solo l'extend modifica la lista originale che gli passiamo qui, my list.
se volete vederlo in Python Tutor. Vediamo se mi ha, ovviamente no. Ok. Sì, proviamo a farlo step by step. Okay, vedete che la extend ha modificato direttamente l'unica lista che fino adesso c'è in memoria. Ovviamente ci sono due riferimenti a questa lista, il myList che è quello del programma principale e A che è il riferimento della funzione, però puntano alla stessa lista. Ora richiamiamo B che all'inizio punta anche lui alla stessa lista, ma con questo assegnamento qui si va a creare una nuova lista e quindi punta a una nuova lista 3, 4, 5. Quindi l'append avviene su questa lista qua che non c'entra niente con quella originale. Quindi myList o A che dir si voglia rimarrà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corretto? Andiamo avanti. Terza domanda sugli slice. Dato questo range, che cosa restituisce innanzitutto quel range lì? Una lista che va da... Ok, da meno 10 a 4 andando di 2 in 2, perché c'è lo step, quindi avremo meno 10, meno 8, meno 6, meno 4, meno 2, 0, 2, 4. E poi vabbè, c'è da applicare i vari slice. Il primo, andiamo da posizione 1 inclusivo fino alla fine. Quindi meno 8, meno 6, meno 4, meno 2, 0, 2, 4. Ok. Il secondo... Ok, dall'inizio fino al primo, quindi il primo numero. È qua che però dovete essere precisi. Questo non ritorna a meno 10, ma una lista che contiene meno 10. È diverso. Ok, quindi ci vanno le parentesi quadre. Perché ad esempio il terzo invece, che cosa ritorna? Meno 8. Qui ritorna il numero singolo, quindi c'è differenza rispetto a prima. Prima è una lista con un numero, qua un numero. Questo non è uno slice, era per trarvi in inganno, è un accesso posizionale. Il quarto, da 2 a 4, quindi posizione 3, quindi ritorniamo meno 6, meno 4. Il quinto, qui abbiamo gli indici negativi, quindi partiamo a considerarli dal fondo. Quindi da meno 4, partiamo dal fondo, contiamo 4, torniamo indietro, inclusivo, quindi 1, 2, 3, 4, meno 2 è il primo numero, a meno 2, esclusivo, quindi contiamo dal fondo meno 2 e poi andiamo a quello prima ancora, che è esclusivo, e quindi 0, meno 2, 0. Perfetto, l'ultimo. Ok, attenzione, qua ci sono due cose. Il primo è l'inizio, lo step iniziale, lo start che è negativo, quindi partiamo dal fondo e torniamo indietro, di nuovo contando indietro di 2, inclusivo. Quindi 1, 2, abbiamo il 4, il 2, prendiamo il 2. Poi però c'è uno step negativo, vedete che c'è niente per lo stop, ma c'è lo step negativo. Questo vuol dire che torniamo indietro al posto di andare avanti. Torniamo indietro di 2 in 2. No, determina proprio l'ordine, sì, in realtà crea una lista
inversa e poi noi la stampiamo, però comunque la lista la crea. Quindi abbiamo in sostanza 2, meno 2, meno 6, meno 10. Corretto? Perfetto. L'ultima, domanda 4, invece era più sulla list comprehension, direi, e c'è anche un generator comprehension e anche una funzione min con una lambda. Allora, la prima è una list comprehension con due cicli for. Allora, l'abbiamo visto, due cicli for in una list comprehension è come se fossero annidati. Quindi c'è il ciclo for esterno, il secondo invece è annidato interno. Quindi in sostanza abbiamo come vengono controllati questi numeri. Beh, abbiamo prima il 2 che viene controllato, poi viene associato, diciamo così, all'1 e al 5, e poi prendiamo il 5 nel for esterno e lo ricontrolliamo con 1 e 5. Quindi questa list comprehension fa x più y solo se x è diverso da y. Quindi avremo 2, 1, sono diversi, facciamo 2 più 1, primo elemento 3. Poi avremo 2, 5, sono diversi, quindi secondo elemento 7. Poi quello esterno, quello interno è finito, procede di nuovo quello esterno, prendiamo il 5, facciamo 5, 1, sono diversi, 6, 5, 5 sono uguali, scartiamo. Quindi il risultato è una lista con i numeri 3, 7, 6. Giusto? Secondo, di nuovo, una list comprehension in cui abbiamo un for che scorre una lista di tuple, giusto? For x in, quindi al primo giro la x conterrà la tupla 5, 10, al secondo giro la tupla 4, 25, al terzo giro la tupla 3, 7. Per ognuna di queste tuple facciamo il primo elemento diviso il secondo elemento diviso il primo e prendiamo il resto perché c'è l'operatore modulo. Quindi al primo giro avremmo 10 diviso 5, resto 0, 25 diviso 4, resto 1, 7 diviso 3, resto 1. Quindi il risultato è una lista con tre numeri 0, 1, 1. Oh, qua, questa c'era un errore, mea culpa, non ci andavano le parentesi, facciamolo qua. Se no la zip funziona, non funziona. Allora, ve lo faccio vedere così. No. Allora, cosa fa la zip? Qui c'è qualche parentesi di troppo, mi sa. Però ah, ho copiato un quadrato. Ok, non guardate l'output. Cosa fa la zip? Non vi ricordate? Crea un insieme di tuple dove ogni tupla è, diciamo così, una colonna. È come se mettesse queste stringhe, in questo caso, una sotto l'altra. E poi vi restituisce una tupla per colonna. Quindi la prima tupla sarebbe F, P, O, Q, la prima colonna, giusto? Quindi prende tutti i primi elementi delle varie sequenze. La seconda tupla è B, R, L, Q, B, scusate. E poi c'è una terza colonna che è B, A, A, C. È come se noi mettessimo, ora non so se riesco a farlo. Infatti è per quello che dico che sono sbagliate le parentesi, cioè non dovevano esserci le parentesi.
vedete, abbiamo tre colonne, sono le quattro stringhe messe una sotto l'altra e poi prendiamo i quattro primi caratteri, i quattro secondi caratteri, i quattro terzi caratteri. Sì? Esatto, sì. Sì, ma infatti era un errore, me ne sono accorto, non l'ho detto durante, ma fosse stato l'esame non avrei contato ovviamente, avrei contato corretta le vostre risposte. Comunque, quello che intendevo fare era questo, senza quelle parentesi. Quindi, data questo risultato, questa zip, che cosa facciamo? Quindi questa x scorrerà queste tuple che abbiamo generato, no? Quindi la x al primo giro conterrà la prima colonna, la tupla della prima colonna. Al secondo giro conterrà la tupla della seconda colonna. Noi vogliamo trovare per ognuna di queste tuple il carattere minore. Min su una lista di caratteri trova il minimo in termini alfabetici, in ordine alfabetico, no? E quindi il programma si risolveva, l'output si risolveva andando a cercare qual era il carattere di ogni colonna che veniva prima. Tra F, P, O e Q, il primo carattere è F. Poi abbiamo B, R, L, B, carattere minimo è B, e poi l'ultima colonna B, A, A, C, il carattere più piccolo è ovviamente A. Quindi l'output era, attenzione, una lista al cui interno c'era la stringa FBA. Possiamo anche farlo qua. Print. This comprehension min x for x in zip. E qua ci va la chiusura. Vediamo un po'. FBA, una lista con questi tre caratteri. Dubbi? Andiamo avanti, penultima. Questa non è una list comprehension, ma una generator comprehension. Quindi dei generatori semplici che possiamo fare senza fare una def di una funzione con la yield, ma direttamente con le parentesi tonde. Poi all'interno la sintassi è uguale a quella di una list comprehension. Qual è la differenza? Che ci ritorna un valore per volta. Quindi qui, per ogni x in range 5-10, quindi da 5 a 9, facciamo x per 2. Però qual è l'output qua? 10. Prendiamo il primo valore che ci restituisce questo generatore, che è 5 per 2. L'ultima è la funzione min applicata a una lista di tuple, in cui ogni tuple è formata da una stringa e un numero, a cui passiamo il criterio, diciamo così, per cui vogliamo trovare il minimo. Qual è questo criterio? È il secondo elemento di ogni tupla. Infatti questa lambda ritorna per ogni tupla, viene eseguita per ogni tupla, prende la tupla in x e ritorna x1. Quindi per la prima tupla ritornerà 2, per la seconda tupla ritornerà 4 e per la terza tupla ritornerà 2. Quindi qui l'output è? BC2, la prima occorrenza minima che trova. Fine.
Domande, dubbi, perplessità? Era facile, difficile? Sì, la parte della ricorsione era più difficile, ma no, non credo arriveremo tanto. O quantomeno, adesso avete visto tutte le possibilità, quindi sarà o non c'è oppure molto simile a questo, o agli anagrammi, o... Fattibile, ok. Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione, era l'ultima lezione, ci vedremo tra un bel po' all'esame, ok? Grazie.